quello che ho provato maggiormente in questi mesi fuori dall'ordinario è stato prevalentemente un forte senso di rinuncia, ovvero mi sono chiesto più volte se avessi potuto trascorrere tutta la mia vita così, in queste quattro mura della mia stanza, con l'unica presa sul mondo rappresentata dallo schermo del mio telefono o del mio cellulare. Estraniarmi appunto dalla vita esterna, dagli altri, dalla socialità e rinchiudermi in me stesso e in questa stanza e continuare a vivere così. Per me e per molti giovani questa prospettiva può essere molto allettante e quindi questi mesi mi sono interrogato molto, oltre alle altre numerose emozioni, riguardo a questa prospettiva. La cosa che mi hanno addolorato maggiormente è stata forse il fatto di non aver provato il dolore che avrei voluto provare, di non essere riuscito a immedesimarmi in tutto quello che avvertivo provenire dall'esterno in questa situazione. E appunto il fatto di aver rilegato quest'ultima alla sfera della normalità, ovvero alle cose che succedono, che capitano, che vanno sì affrontate, ma che poi che passeranno e si ritornerà a vivere tranquillamente. Inoltre ho provato ancora dolore nell'avvertire, nel sentire la testimonianza di un medico e nel capire come non ci sia nulla di normale nel non poter vedere morire per esempio i propri cari e che questa situazione non sia appunto affatto normale e che il cinismo e l'aridità emotiva che spesso mi contraddistinguono erano da mettere in discussione. Quello che mi ha consolato maggiormente è aver avuto l'opportunità di avere del tempo per pensare a quello che succedeva all'esterno e per pensarmi e per pensare agli altri. E mi sono reso conto che nonostante la molteplicità degli altri, la diversità, molto spesso lo scontro, gli altri siano proprio l'unico tramite, nonché il fine della mia felicità. E mi sono consolato perché ho visto che questa situazione può far emergere tantissima solidarietà e mi auguro che sia quello che emergerà in futuro.